Uno dei motivi per cui noi donne rimaniamo incastrate in delle relazioni che ci fanno soffrire, che non ci piacciono e che non ascoltiamo, che non entriamo in contatto con la nostra energia femminile. In questo video voglio spiegarti, ti voglio parlare un po' della mia storia, un po' delle storie di alcuni clienti che mi hanno scritto che praticamente stanno ad aspettare mesi, se non anni, se non secoli, così come è successo anche a me ovviamente, degli uomini che fondamentalmente, oltre il sesso non vogliono nulla. Ecco, andiamo subito al sodo. Ci tengo a dirti che io non ho niente contro la sessualità, anzi, per me è molto importante e appunto è ciò che fondamentalmente molte volte distingue, no? Un'amicizia da una relazione ed è importantissimo. Allo stesso tempo penso che la sessualità sia una componente molto importante perché accende la femminilità di noi donne e quando noi ci accendiamo si accende anche tutta la nostra creatività, la nostra fantasia, addirittura può arrivare la nostra missione, ok? Quindi è proprio un fuoco che serve alla donna e alla coppia. La sessualità però se viene vissuta semplicemente come sessualità e basta, senza nient'altro, senza cuore, lì per una donna può essere molto deleteria. Ti porto la mia esperienza, ti dico che anche io ho avuto delle relazioni in cui inizialmente io sentivo fortissima questa chimica e quindi mi sono buttata a pesce su alcuni uomini che però fondamentalmente da me poi ho scoperto volevano semplicemente una relazione sessuale. Basata solo sul sesso, perché poi io provavo a scrivere, provavo a messaggiare di qua e di là, ma ricevevo risposte tipo dei monosillabici oppure addirittura dei disegnini, cioè cose proprio banali, molto archeologiche, quasi dei pittogrammi archeologici. Adesso ci sto ridendo ovviamente, ma lì per lì ci soffrivo come una bestia. E che cosa ho capito? Ho capito che tante volte, ecco, sono anche gli uomini che dicono: ma dai, prendila alla leggera, per adesso divertiamoci e poi vediamo quel che sarà. Che è un approccio anche molto molto che mi piace, perché comunque secondo me quando si inizia una relazione non è che subito uno deve pensare a sposarsi, a fare, cioè prima si conosce la persona, no? Però un conto è conoscerla, diciamo, in maniera organica, no? Quindi creare anche quella connessione emotiva con la persona. Fare esperienze insieme, fare avventure, andare al mare, che ne so, fare i picnic, andare in montagna. E poi parallelamente, quando c'è la connessione emotiva, costruire anche la connessione fisica, perché ti dico che io ogni volta che ho avuto esperienze sessuali con persone con cui però non avevo costruito una connessione anche a livello emotivo, è andata una schifezza. Cioè, fondamentalmente io non, cioè, proprio non mi piaceva quello che provavo, non sentivo assolutamente nulla, proprio il mio corpo era bloccato. Infatti ho detto: ma è possibile che io, perché io, cioè, come anche noi tutte le donne, no? Comunque, cioè, se ci sta una persona che ci piace, ci accendiamo, eccetera. Però, anche se quell'uomo che avevo davanti era un figone pazzesco, però cioè, non sentivo proprio niente. Questo perché? Perché noi donne non siamo solo il corpo, cioè noi donne siamo fatte proprio diversamente da come è fatto l'uomo. L'uomo è, diciamo, può fare anche sesso senza avere un attaccamento, ok? Cioè nel senso fa sesso, finisce, adios amiga. Invece noi siamo molto diverse. Per noi, diciamo, fare sesso vuol dire anche creare una connessione. Empatica, emotiva, ci iniziamo ad attaccare, iniziamo a fare tutte proiezioni così e siamo fatte così per una questione che siamo fatte in maniera diversa, ok? Il nostro cuore è molto più attivo, ma non che gli uomini siano delle bestie, ovviamente, però loro sono fatti in maniera diversa, cioè diciamo che ci vuole tempo, ci vogliono altre cose per creare la connessione emotiva, mentre noi donne proprio attribuiamo, cioè proprio a livello subconscio, ovviamente, al sesso una connessione anche emotiva. Quindi nel momento in cui, non tutte,
Non tutti, ci sono anche molte donne, per esempio, che ho incontrato, che mi hanno detto: vabbè, ma tu non riesci a semplicemente andarci a letto e basta. Io ho detto: io ci ho provato, cioè nel senso non è che non ci abbia provato, perché molti, seguendo anche alcuni psicologi che consigliavano di semplicemente abbandonarsi ad Eros, ho provato, ok? Però non so, forse non sono brava io, non lo so, però forse il mio archetipo è un archetipo diverso, nel senso che ho bisogno proprio anche per provare una vera eccitazione, una vera connessione, per fare l'amore in maniera bella, profonda, ho bisogno di provare una connessione anche emotiva, cioè di aver vissuto con quella persona, di averci avuto delle esperienze, di provarci anche fiducia, cioè di provare fiducia verso quella persona, altrimenti il sesso faceva proprio schifo, ma proprio schifo. Quindi quello che ti voglio dire è questo, non, cioè se diciamo ti senti attaccata a quest'uomo perché magari hai avuto una relazione sessuale con lui, però quest'uomo non vuole nient'altro da te, è inutile che stai lì a spingere oppure a convincere, dice no, ma tramite il mio amore adesso lo salverò, cambierà dall'oggi al domani e quindi avremo una relazione fantastica. Vacci calma, cioè nel senso non ti fare tutte queste paranoie, stai a sentire quello che ti dice l'uomo. Se l'uomo ti dice che lui non è pronto, non è pronto, cioè non ti fare troppe paranoie. Se l'uomo ti dice che ti vuole solo per la relazione sessuale, ti vuole solo per la relazione sessuale. È inutile che siamo, perché poi si cade nella sofferenza, io ci sono passata, te lo posso dire, non stare ad aspettare di cambiarlo, se a te sta bene così questa cosa, cioè, allora, l'energia femminile, ok, io parlo sempre dell'energia femminile nei miei video, significa, cioè, attivarla, perché noi ci dobbiamo un attimo riappropriare della nostra energia femminile, ce la siamo un po' dimenticata, siamo entrate molto in questa energia maschile che è del fare, del programmare, dell'organizzare, del mentale, ok? Ma in realtà la nostra energia è un'energia più del cuore, del sentire, questa è la vera energia femminile, quindi se lui ti tiene, cioè lui ti tiene, tu ti tieni con lui in questa relazione dove sai che dopo il sesso non c'è nient'altro, se a lui va bene, lui è diverso da te, cioè lui è un'altra anima, lui ha scelto un altro percorso animico o deve fare altre esperienze, tu sei tu, allora ti devi chiedere: io cosa sento dentro di me, a me mi va bene questa cosa, oppure mi sembra che, cioè, che io merito altro, però mi sto fissando su questa persona, magari perché gli vuoi fare piacere, ma magari perché ti piace talmente tanto che non lo vuoi lasciare andare, oppure perché pensi, come ti dicevo prima, di cambiarlo. Ecco, non pensare a lui, cioè lui, gli uomini sono soltanto, come dire, no, sono soltanto, non mi piace, cioè lui è entrato nella tua vita per farti capire delle cose, ok? Quindi tu non pensare a quello che vuole lui, perché quello che vuole lui sono fatti suoi, sono evoluzioni della sua anima. Pensa a quello che vuoi tu, ma proprio vuoi nel profondo, vuoi nel tuo sentire di donna. Che cosa mi fa stare male? Ecco, a me per esempio mi faceva stare male il fatto di dover stare ad aspettare che lui cambiasse, oppure cioè, che io gli scrivevo perché magari, che ne so, volevo anche uscire a mangiarmi una pizza o cose che fanno tutti per conoscersi, ma non per forza perché uno vuole avere, come dire, una relazione, perché tante volte io penso anche che non tutti gli incontri, non tutti gli incastri, non tutte le persone che incontriamo sono fatte per avere una relazione. Molte relazioni sono a livello animico, semplicemente per far evolvere una parte di noi, ma non è detto che dobbiamo sposarci o fidanzarci, però a me piace comunque conoscere quella persona, cioè sapere quello che pensa, scherzarci insieme, vederlo in altri ambiti, al di fuori del letto ovviamente, e, che ne so, andarci a fare una nuotata, una pazzia, cioè mi piace conoscere quella persona, poi al di là che fiorisca o meno una relazione, non mi interessa, perché poi, ripeto, se tu sei veramente connessa con te stessa, con il tuo centro,
tu lo vedi se quella persona è fatta per te o no. Io ho avuto anche delle relazioni in cui sono partita sparatissima, con le mie proiezioni, con la sessualità e tutto quanto, però poi piano piano ho visto che quella persona, quel ragazzo, non eravamo sullo stesso binario, non eravamo nella stessa pagina di vita. Non eravamo fatti l'uno per l'altra, perché comunque sai com'è la chimica all'inizio, quella attrazione così ti offusca un po', ti offusca tutto. Poi quando, cioè, tu ti prendi del tempo come una dea, proprio dici aspetta un attimo, fammi rallentare un attimo i tempi, perché una dea rallenta. Una dea rallenta i tempi, non vuole tutto e subito, vuole... Cioè, vuole prendersi il tempo, le persone, le cose si conoscono col tempo, non puoi subito partire sparata senza conoscerlo. No, lui è l'uomo della mia vita, lo sento, è la mia anima gemella, wow! Questo siamo bravissime a farlo noi donne. E ti ripeto, adesso lo sto dicendo col sorriso perché cioè, ci sono passata, lo so che cosa significa, però... Dobbiamo anche un attimo stare distaccate e far crescere le cose come cresce una piantina, no? Far crescere anche un po' di amicizia, ma non amicizia, come dire, che tu dici oddio così però si smorza tutta la chimica. No, no, cioè no, perché comunque con l'amicizia non si smorza la chimica, anzi io penso che la chimica si costruisca con l'amicizia. Cioè, ci sono quelle situazioni in cui la chimica parte subito sparata, ok? E ci sono quelle situazioni in cui la chimica si viene col tempo, perché magari, che ne so, tu esci con uno, ma non ti è che proprio ti piace, non ti sconfinfiera tanto, però poi piano piano, che ne so, ci esci uno e due e tre volte, vedi che è simpatico, ti fa stare bene, ti fa schiattare dalle risate. E quindi noi donne siamo così, nel senso, c'è una chimica, io la chiamo una chimica femminile e una chimica maschile. La chimica maschile è quella che si basa sull'aspetto fisico, quindi oddio quanto è buono, oddio quanto è figo, pam 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 pam. Questo è più un modo di ragionare, diciamo, degli uomini, ma se noi dovessimo ritornare nella nostra energia femminile e ragionare da donne, ok? Ma sicuramente non è una forzatura, è qualcosa che proprio succede così, se tu ci fai caso, no? A me tante volte è successo che magari, che ne so, ci sta un ragazzo che dall'aspetto fisico non mi piace tanto, però poi lo conosco e questo diventa per me un figo. Cioè, non è che diventa ovvio, però per me è attraente, cioè mi viene voglia di baciarlo, ecco, la chimica, ripeto, col tempo, ok? Col cuore, non con gli occhi. C'è una bellissima frase che ho sentito che diceva gli uomini si innamorano con gli occhi e le donne si innamorano con le orecchie. Infatti noi ci innamoriamo quando sentiamo parlare, quando vediamo magari un uomo che è tenero, che ne so, con degli animali, o che è gentile, a me la gentilezza fa impazzire, o che è, per esempio, a me piacciono gli uomini che sanno intrattenere, che si interessano in maniera genuina agli altri, quella cosa a me mi fa impazzire. Quindi vedi che la chimica alla fine è una cosa che si costruisce col tempo, ma stiamo un attimo sviando. Questo video l'avevo fatto per dirti che, cioè, per uscire da quelle situazioni di sofferenza, per uscire da una situazione di sofferenza in cui appunto tu senti che quella cosa lì per te non è abbastanza, anzi sono proprio briciole per te. Non ti far, cioè, non stare ad aspettare, numero uno, che una persona cambi, non stare ad ascoltare quello che lui vuole, ma ti devi connettere con te stessa, con la tua anima, con la tua bambina interiore che è sicuramente ferita, che sta cercando semplicemente nell'altro qualcuno che le dia attenzione, qualcuno che le dia le coccole, qualcuno che la faccia sentire importante. Nel momento in cui tu fai un lavoro sulla bambina interiore e la fai sentire amata, quella bambina si gira verso di te e dice: a me non me ne frega più niente di ricevere briciole, cioè mi sono scocciata, voglio tutto il pieno, voglio fare il pieno, voglio uscire, voglio fare esperienze, voglio una relazione che sia completa, che mi fa sentire bene sotto tutti i punti di vista, non solo a livello fisico, perché non siamo solo uomini, come ti ho detto prima, non siamo come gli uomini.
ma a livello emotivo, che ci sia una connessione, uno scambio, una intesa, una intimità. E questo è un tuo diritto sacrosanto. Quindi non stare a pensare, ripeto, a quello che lui vuole o alle tue proiezioni, i tuoi attaccamenti a lui, perché è normale che si creano gli attaccamenti, è normale che ti farà soffrire come un cane questo fatto di dover lasciare andare qualcuno che non è funzionale alla tua evoluzione, non è previsto per te, perché se soffri vuol dire che non è previsto. Se soffri vuol dire che non, che basta, che devi imparare solo quella lezione tramite la sofferenza, che è una maestra infinita, però non siamo su questa terra per soffrire, siamo su questa terra per gioire. Quindi connettiti con la tua anima, con i tuoi desideri. È un tuo desiderio sacrosanto, quello di volere una relazione completa. È un desiderio. Ok, i desideri vanno ascoltati perché sono desideri, non sono fortemente nemmeno legati a te, ma sono divini, sono desideri divini. Ripeto, ci sono dei momenti in cui una donna, un uomo, insomma, le anime vogliono soltanto godersi il momento presente e poi quindi, cioè, godersi magari solo il momento sessuale e basta. Ma ci sono altri momenti in cui poi non ti basta più, magari con quella persona con cui hai iniziato con l'intesa sessuale, scopri che ti piace, la vuoi scoprire sotto altri punti di vista, sei curiosa e questa persona ti blocca, cioè nel senso no, oltre questo non si va. Riconnettiti con te stessa, questa cosa ti fa stare male, come sto, come mi sento, una schifezza. Com'è che mi voglio sentire? Cosa desidero? Desidero un'altra cosa, bene, faccio spazio, fa male, perché fa male, però mi prendo la responsabilità della mia felicità, perché ripeto, non sei qui per soffrire, siamo qui per godere e il mondo fortunatamente è abbondante, farò un altro video solo sul perché noi donne rimaniamo in delle relazioni, perché pensiamo che quello è l'unico che ci fa godere, che ci può far stare bene. Non è così, il mondo è abbondante. Quindi fai un passo verso il vuoto, verso lo sconosciuto. Lo so, fa paura e fa male, però devi farlo questo passo, questo salto verso l'ignoto. Perché non è l'ignoto, in realtà l'ignoto a me piace sempre, mi piace buttarmi, anche quando faccio i video con voi. Io non mi scrivo niente, cioè avrò scritto due o tre parole, delle frasi che poi nemmeno vado a dire, ma manco vado a leggere. È bello buttarsi nell'ignoto, nello sconosciuto, ma perché è così bello? Perché lo sconosciuto è sempre migliore di quello che tu conoscevi già. C'è sempre una sorpresa, cioè la vita ti ama. Quindi se tu esci da una situazione dolorosa e di sofferenza, puoi solo aspettarti il meglio. È sempre così, nei gradini dell'evoluzione non c'è un andare a ritroso. Solo se tu soffri vai a ritroso. Ma se tu dici basta sofferenza, io adesso voglio godere, la vita dice sì, figlia mia, sì. Hai capito adesso la lezione, adesso andiamo avanti. E se segui sempre il tuo desiderio, la tua connessione col cuore, sarà sempre un andare avanti, sempre un progredire, sempre un sentirti meglio. Ok? Lo step nell'ignoto, il passo verso l'ignoto, verso lo sconosciuto, è sempre un premio. È sempre stato così nella mia vita, posso darti questa testimonianza. Anche se magari mi sono trovata poi in momenti in cui sentivo la solitudine, sentivo il vuoto, sentivo che non avevo più la stabilità, ma quella roba lì serve anche, serve, perché dopo che c'è stata magari una tempesta, c'è sempre quel momento di calma in cui ti senti spaesata, perché comunque c'hai ancora anche gli strascichi di quello che è successo prima, ma piano piano si assesta tutto, piano piano si assesta, la zattera si assesta e rispunta piano piano il sole, inizia a vedere il sole, inizia a vedere la luce, inizia a vedere quello che veramente meriti. Ok, vattela a prendere, non aspettare.
Il lavoro sulla bambina interiore e sulle ferite che ci bloccano cioè dall'andare verso ciò che veramente il nostro cuore desidera, è un lavoro che io faccio con le donne. E se ti fa piacere, ho un gruppo che si chiama Donne che Amano su Facebook, ti lascio il link qui sotto. Allora, nel box qui sotto ti lascio il link per prenotare la tua chiamata gratuita per il mio percorso Diventa un magnete per uomini di valore. È un percorso di 10 settimane in cui praticamente andiamo a lavorare su tutti i blocchi che ci impediscono di essere dei magneti, di essere sia donne magnetiche e sia di attrarre uomini di valore, uomini con una bella energia maschile, uomini con i quali non siamo noi che dobbiamo fare tutto, organizzare, fare, stare appresso, no. Ma è un percorso che ti aiuta a rientrare nella tua energia femminile, a rilassarti, a goderti, i tuoi nuovi incontri, a goderti le tue nuove relazioni come una dea, ok? L'ho sperimentato su di me, funziona, lo sto sperimentando, diciamo, anche altri miei clienti l'hanno provato e si sono sbloccate tantissimo. Adesso soprattutto hanno acquistato quello che io chiamo i confini sani, cioè quelle cose non negoziabili, che non ti fanno, diciamo, perdere tempo, ok? Quelle caratteristiche interne che ti evitano appunto di perdere tempo con persone che fondamentalmente non vibrano come te, che non sono sulla tua stessa pagina di vita e stanno sempre di più attraendo uomini che invece le fanno sentire veramente dee, veramente amate, desiderate. Ed è bellissimo, è un percorso stupendo, non perché l'ho creato io, ma proprio perché anche io ero molto una mia energia maschile e so che significa essere l'energia maschile quando ogni cosa è uno sforzo, ogni relazione, ogni uomo, arrivi anche ad odiarli a un certo punto gli uomini. Invece in questo modo ti senti rilassata, non è che non attrai più gli uomini, ma attrai un altro tipo di uomini, uomini diversi, uomini che, ti ripeto, non ti fanno fare tutto a te, ma amano farti sentire donna, amano farti sentire dea. Ti aspetto nella chiamata di 30 minuti, vediamo se siamo un buon match per lavorare insieme. Mua, ciao!